È vero, come dice Telese, che sono stati ondivaghi gli amministratori lombardi. Aggiorni È al vero telefono. che molti hanno pensato che quando si è arrivati a quell'aprire tutto, dopo aver chiuso tutto, fosse per coprire le notizie che riguardavano le inchieste aperte sulle RSA. È anche vero che a No, forse. Lombardia alcuni amministratori hanno cercato di cavalcare in maniera legittima la questione del coronavirus per dire guardate come siamo bravi, guardate come siamo bravi. Quella conferenza stampa che tutti i giorni Calera faceva e che adesso la stessa regione ha deciso di non fare più, a un certo punto si era trasformata in uno show. Detto questo, è molto interessante però se noi parliamo delle polemiche politiche, di crimini che chiede la Lombardia, però è forse più interessante se parliamo per noi cittadini. Io che vivo in Lombardia, Alessandro Sallusti che vive in Lombardia, voi che vivete da altre parti, cosa diavolo stanno facendo e devono fare le autorità per evitare che nel momento in cui si ripresentasse la seconda ondata, prevista da quasi tutti gli scienziati, le nostre amministrazioni si trovino impreparate. E ci Ecco, sono tante cose. conferenza, Per Hitler. esempio, sulle RSA abbiamo capito che ovunque in Lombardia, come in tutte le parti del mondo, l'errore è stato non chiuderle il primo giorno, perché se tu avessi chiuso dal primo giorno alle visite dagli esterni l'RSA, avresti ottenuto un risultato. E magari L'altro secondo mandarci errore, convalescenti. sappiamo. Posso